Buonasera, bentrovati, benvenuti. Mi inchino subito a tutti. Ciao, noi di 442 siamo qua, io Enrico Ciaccio e tutti i miei collaboratori e amici. Questa sera siamo con voi per passare un'oretta e mezza, diciamo anche con un sorriso più delle altre settimane, visto comunque il risultato in estremis positivo del Bologna, con grosse esultanze da parte dei giocatori e soprattutto da parte dei tifosi, perché quello che poi importa alla fine è la gente che entra allo stadio per avere una gioia e esce con questa gioia raggiunto. Parleremo di altre cose, di tante altre cose, ma soprattutto vi faremo vedere, non fra molto, anche le immagini che abbiamo in esclusiva grazie agli amici Fabri Cosimo, Scarponi Antonio, Vinci Alberto, che ci hanno messo a disposizione il loro drone per fare un po' un giro sulle zone purtroppo alluvionate, la zona di Bonporto e zone limitrofe. Non abbiamo fatto tutto quanto perché come potete immaginare diventa una cosa un pochino complicata. Abbiamo cercato di raccogliere un minuto e mezzo di immagini per darvi un po', farvi capire un attimo come sono messi i nostri vicini, visto che tanti organi giornalistici italiani, telegiornali ne hanno parlato un pochino ma non se ne parla più, e loro comunque hanno bisogno di essere visti e di avere comunque la possibilità di dare i loro numeri, che dopo daremo grazie a Valentina. Intanto è tornato finalmente il nostro... Anche perché i numeri tu ne dai sempre. Io... Ma lui non seriamente. È tornato il nostro... Come lo possiamo chiamare? Dell'altra volta. Sì. Esatto. Il nostro tattico, il nostro... Diciamo allora, per noi è Alessandro Barbacini. Per i cinesi Alessandro Barbacen. Ma parlare di Cina adesso, insomma, Enrico... Infatti, non porta bene. Innanzitutto... E poi il nostro Alessandro Barbacconi. Innanzitutto volevo sfatare il fatto che io e te non siamo amici. Per cui no, conoscenti e massimo collaboratori. Esatto, comunque, no, sto scherzando. Allora, per i messaggi, guardate i numeri in sovra persona, 346-820-7766, addirittura ne è già arrivato uno. Stasera il conducente sembra Stefano Dorazio. Baci Monica. Quello dei Pooh, il batterista dei Pooh. È identico. È identico. Grande Monica. È veramente identico. La Monica è una che ne sa. Un saluto Monica, anzi se hai una batteria io mi metto qua e comincio anche a suonare in diretta. Oh, stasera sei inguardabile, te lo dico. No, perché le altre sere invece mi hai fatto dei complimenti. No, oggi più del solito, dai. Va bene, avete già sentito la voce, sport woman, journalist, nonché first lady di 442. Valentina e Cristiani. Ciao Enrico, grazie a tutti, perché se tu avessi detto Premier Dam avrei preso il mio banchetto e sarei andata via, ovviamente. Non so cosa vuol dire, io comunque va bene. Immagino la mia ignoranza. Perché se dicevo Premier Dam, cosa vuol dire? Perché in questo momento in Francia succede qualcosa. Cosa succede? Esatto. Qui in Francia, Italia... Anch'io me ne sarei andata in India, Sky, sarei partita... Ci sono anche voci su di te, no, ho sentito voci anche di Area d'Amico su di con te. Ma esatto. Io ho sentito anche su di te, te lo dico. Anche dopo su Buffon Valentina, c'è Enrico Ciaccio, vabbè, andiamo tutto. Avanti. Valentina, parliamo di tante cose, parliamo anzi, di cose iniziamo serie. Subito a dare i numeri di telefono. Esatto, del Modenese. Per tutti i volontari che sono interessati ad aiutare in queste zone disastrate dall'alluvione, i numeri utili sono, allora, a Bonporto lo 059 800 811, a Bastiglia lo 059 200 230 e per la protezione civile lo 059 89 65 25. Perfetto, allora questa sera abbiamo anche, diciamo, la cosa anomala della puntata. Tutti quanti sapete che i tifosi, gli ultras tifosi, quelli che seguono le partite di calcio, di solito li vedete nelle curve degli stadi, questa sera li vedete qui in studio. Uno che da Rovigo quasi tutte le domeniche prende su e va a vedere il Bologna a Bologna e non solo, stasera è qui con noi per raccontarci anche questa follia, fobia, come chiamiamola, malattia, è venuto a trovarci da Rovigo Alessandro Grego. Ci ho beccato con il nome. C'è beccato. Sto migliorando. Stranamente non sto abituato. Sto migliorando. Qui di fianco a me c'è il mio uomo di mille cuori rosso blu, che anche stasera tutto intappato, apparecchiato, come si dice a Bologna, la 3. Buonasera, innanzitutto vi diciamo che sul sito in questo momento siamo in streaming in tutto il mondo, quindi ci potete tranquillamente vedere, funziona benissimo, grazie anche alla regia che ci ha ormai da qualche settimana prontamente supportato. Ci sono gli amici di Matacarta qui sotto, per le signore settimana scorsa in rosa, oggi per i maschietti sono state sfulminate quelle per le signore, aspettiamo nuovi carichi. Grandi novità, vai sul sito, infatti, ma le raccontiamo dopo perché... Perché sembra che sappiamo qual è il motivo della L. Anche a me me l'hanno detto oggi. Infatti, a me uno mi ha detto: Ciaccio, tu che sei alto, dovresti saperlo cosa vuol dire.
l'ho guardato. Adesso questo, sinceramente, regia censurata. Non ho detto niente. Ma stavi presentando gli ospiti. Andiamo avanti da Milano direttamente. E poi il gruppo ce l'ha scritto sulla maglietta, ormai lo conoscete tutti perché appare in radio, appare su Facebook, appare in video. Ci manda i messaggi. Appare su Sky, le telecamere di Sky girano, sbuca. Luca Rumi da Milano. Un applauso Luca e un applauso. Ciao Luca, buonasera, benvenuto. Che lui ha avuto l'onore, come noi, di conoscere un genio, un talento in un binario di Italo. Una sera che ero lì per i fatti miei è arrivato un genio che mi ha fermato e da lì mi ha scoperto il mitico Fiorello. Come si chiamava? Salvatore Fiorello. Bis. Sa più video ricordiamo lui bene su YouTube da dargli delle legnate mentre li pacchia. A Milano non sono tutti così, no? C'è anche gente un po' più... Sì. Che poi venerdì noi andremo a scovazzare. Ma ci sarà anche venerdì, quindi alla Taurella. Andiamo a cercare, vediamo se lo troviamo ancora. Dopo lo diciamo. Comunque, e poi dormiamo tutti in garage da lui perché ci sarà la neve per tutti. E andiamo avanti. A proposito di bellezze, questa sera è venuta a trovarci una miss, parleremo con lei anche di tante altre cose, Marinella Di Giacomo. Ciao Marinella Di Giacomo. Buonasera. Io mi ricordo Miss Sassuolo, ma anche... Miss Milano Marittima, Miss Castellarano, Miss Velle Emilia Romagna e Miss Benestre 2013. Ah, tipo quando ero giovane anch'io, Miss qua, Miss là, Miss ti piacerebbe. Non ci ricordiamo. Nessuno. Questa però, Enrico. Siamo in un periodo di mercato, il mercato si fa con le prime squadre, ma si fa anche con i settori giovanili, con la primavera e tutto quello che gira intorno ad un calciatore. Questa sera è venuta a trovarci... diciamo ex per il momento calciatore della primavera del Bologna, Lorenzo Melli. Ciao Lollo, benvenuto. Ciao, buonasera Enrico, buonasera a tutti. Nel momento di mercato adesso sei alla SPAL. Sì, sono giusto? Alla SPAL, sì. Sei alla SPAL, che t'aleni un po' con la prima squadra. Sì, sabato torno con la Beretti e trovo bene. Bell'ambiente, vicino casa, sì. Squadra sì. Gloriosa perché sì, la SPAL sì. Comunque... Bella storia, anche se con noi stanno sempre, scusate se lo dico, Gobbi, però mi ricordo un anno un gol di Bizzarri, però che si era rimasto qui, c'ero anch'io allo stadio, però diciamo che la SPAL, squadra di grandi colori e di grandi campioni in passato. Fabio Cappello, per citarne uno, ha giocato nella SPAL, non so se lo sapevi. No, non lo sapevo. Lo sapevi? Però... Fabio Cappello ha giocato nella SPAL. Vedi che noi che abbiamo già una certa età... Ecco. Bene, allora abbiamo presentato tutto lo studio. Siamo sommessi i messaggi, Fabio Cappello ne ha 80. Intanto saluto un amico che ho ritrovato in questi giorni grazie a quella pagina di Facebook che secondo me è bellissima e stiamo studiandoci una puntata sopra. Com'è la pagina? Se fossi bolognese? No, se sei un vero bolognese, ho ritrovato un amico, Stefano Crotti, giocava con me alla Pallavicini, poi ho ritrovato altre persone che sono in giro un po', ci siamo trovati tutti lì a dire quello che si faceva a Bologna 30 anni fa, cose che adesso non si vedono più purtroppo. Una sera mi piacerebbe entrare nel dettaglio di questi, anche per fare un pochino di Amarcor, che non fa male, bellissimo. Non fa male perché si stanno vedendo delle, io sto vedendo apparire della gente scrivere delle cose che un po' ci si commuove. Barbazzini, c'è stata anche una partita di calcio ieri, tra le tante altre cose. Una discreta partita, almeno... Innanzitutto voglio dire una cosa, due cose in diretta che sono arrivate orora. Innanzitutto c'è l'esonero dell'allenatore della Virtus Bechi. Al suo posto probabilmente arriverà Valli, se non è stato già ufficiale, l'abbiamo già postato Giorgio Valli. Seconda cosa, molto bella, è stato selezionato per la gara dell'All-Star Game nel tiro a tre punti Marco Bellinelli, ufficiale, farà la gara da tre punti nell'All-Star Game. San Giovanni e Sant'Antonio. Da San Giovanni per Sesceto, Sant'Antonio, di Medicina, sempre un santo, ma in Texas. Allora, guardiamo la partita di ieri. La partita di ieri Bologna è stato un Bologna gagliardo, tenace e coriaceo. Abbiamo visto un Bologna un pochino diverso rispetto alle ultime prestazioni in trasferta, un Bologna che non è mai stato sulle gambe, un Bologna che è riuscito a controbattere a tutte le avversità della partita. L'azione di Christodoulos vuol dire proprio, è il sintomo di non mollare mai, anche all'ultimo secondo c'è stata la possibilità di entrare in area in mezzo a quattro persone, poi grazie all'intervento di Andrea Costa, scellerato diciamo, perché mi permetti una cosa, che era l'ex, poi l'inquadratura di Sky dal di dietro, secondo me molti di noi in quel momento l'abbiamo spinto verso quel dribbling, è vero, magari tutti i tifosi a spingere, fallo nettissimo, quindi ascoltiamo, infatti io sono stato qualcuno l'ha spinto, comunque io sono
del mister Costa, panchina tre settimane. Sai, verso la fine della partita si comincia a sentire, anche perché il campo era veramente in pessime condizioni. Sì. Allo stesso Mihajlovic, dopo la partita, ha fatto un'espressione non molto elegante nei confronti del campo della Sampdoria. Per cui, dai, un buon punto, diciamo. Dai, no? Un buon punto che intanto... Da dare continuità, tre partite di Ballardini, tre pareggi... abbiamo dato un pochino di continuità dei risultati, vediamo di non fermarci qui. Ecco, ecco, prima di continuare, parlando sempre di calcio, vi ricordo che comunque il 7 marzo ci sarà un evento che vi andremo a raccontare più avanti. Ci sarà anche l'amica che saluto, Claudia Carolli dell'Allianz Bank. Ci sarà un evento molto importante, vi terremo aggiornati. Adesso manca ancora un po' di tempo, ma stateci sempre con le orecchie ben, ben aperte. Ho 20 messaggi da leggere. Tutti offesi su di me? Appena arrivati. No, però stanno alcune. Continuando a arrivare, per cui... Lollo, come hai visto quella sfuriata di Christodoulopoulos alla fine? Ha avuto un gran intuito. Cioè, da giocatore, in quel momento lì, al 90esimo, sì, non è stato... puoi perdere. No. Ha avuto carattere, perché sai, si è preso la squadra sulle spalle e ha deciso bene. Infatti ha preso rigore... fatto la scelta, quella che faccio di solito io quando gioco con i miei amici. Luca a Milano, cioè te eri a Genova o no? No, io ieri no. L'hai vista su Sky, anche te eri lì, Luca, dicevi dai. A casa ci speravo alla fine in un'azione o qualsiasi modo tirare, portare a casa un punto, perché eravamo già tutti la gogna, eravamo tutti là che lanciavamo roba ovunque in casa. Esatto. E invece meno male che alla fine è andata così, insomma, un punto prezioso. Uno di Milano, come mai che ti tifa per il Bologna? Un ragazzo di Milano, c'ha Milan, spieghiamola. Inter, Varese, Atalanta, Monza. Monza mai. Ma sono tutte squadre, diciamo, di Milano. Il Sesto San Giovanni. Prosesso. Sul basket, non so più. Ho due passi proprio dal Sesto San Giovanni, proprio vicinissimo. Ho giocato, tra l'altro, lì, ma? L'aneddoto. L'aneddoto è che comunque quando io avevo circa 10 anni, così, ovviamente mio fratello, essendo di Milano, mi portava a vedere il Milan. Però io avevo la mia squadra simpatica, per me era il Bologna, e c'era negli anni 80, diciamo, anni primi anni 90, a me piaceva tantissimo il mitico Villa, e per cui c'è stata questa simpatia. Se me lo dicevi te lo portavo stasera, l'ho visto anche 10 minuti fa. Per cui avevo già questa simpatia nei confronti del Bologna. Poi nel 94 ho conosciuto un ragazzo di Milano che era tifoso, ahimè, della Juve, però anche lui era simpatizzante del Bologna, e quindi ci siamo ritrovati su questa cosa. E alla fine, una domenica, abbiamo deciso di venire a vedere una partita al Dallara, e da lì è nato una morte. Cioè, spieghiamolo, perché detto così non sembrerebbe. Luca praticamente fa tutte le partite in casa del Bologna. Sì, al Dallara tutte le vengo a vedere. Cioè, anche non è una cosa, a livello economico è non è una cosa banale, per chi ci sta ascoltando adesso, non è una cosa banale. Luca è veramente con la maglia del Bologna. Tutte le domeniche per vedere questa cosina qui, dove io mi siedo. 7 giorni su 7. 7 giorni su 7, guardate. Come diceva Carboni. Come diceva Luca, Carboni. Esatto, mio omonimo. No. Luca e Alessandro. Poi ora è anche un po' complicata, non ce n'è una la domenica alle 15, no, quindi infatti. Una alle sabato alle 18, domenica a mezzogiorno, alle 20:45, insomma è un impegno. Un'altra che tifa Bologna, oltre la Valentina, è anche la Marinella di Giacomo, no? No, il Bologna no. Ma Bologna tu perché squadra è modenese. Ma in particolare nessuna, però simpatizza appunto per il Sassuolo, il Carpi, il Modena, che sono appunto le squadre della mia provincia. Zone, diciamo, le zone limitrofe intorno a te, simpatizza. Tra le altre cose, delle zone intorno a te, dopo parleremo un attimo di tutto quello che è successo in questo periodo, perché è successo un po' di tutto. Sì. Avete passato un momentaccio prima con il terremoto, esatto. E poi adesso magari dove sei te, però vicino, sì. Quindi si vive anche un po' con questa situazione di malessere. Esatto. Avrai amici, parenti? Sì, alcuni sì, però la cosa bella è che ho saputo che ci sono stati molti volontari. E c'è anche uno disperso che è andato col gommone appunto a fare volontariato e adesso non si trova più. Ma questo ragazzo è saltato fuori poi, ancora no? No, io non ho saputo ma ancora nulla. Mister Papà, quel ragazzo? No. Ah, è vero, aveva Mister fatto un concorso. È vero. Cioè, lo stavo dicendo seriamente, sì. Mi sembra che era stato uno di quelli che aveva partecipato a un concorso. Sì, a un concorso di bellezza sui papà, è vero. Sì, che poi... mi sembra di aver visto oggi una foto che aveva una fascia, non vorrei dire un'eresia, ma secondo me... Andiamo a vedere. Lo vai a vedere, Andrea, subito pronto, lui con con la tecnologia. Alessandro, anche te, prendi su da Rovigo, che sembra vicino Rovigo, ma non è vicinissimo. Sono 80 chilometri da Bologna.
E cos'è che ti ha fatto appassionare questi colori rosso blu? Bella domanda, a volte me lo chiedo anch'io, no. il babbo, molto appassionato di calcio, mi portò, mi ricordo nell'80, a vedere un Bologna-Ascoli, una partitaccia tra l'altro 0-0. Beh, io avevo 10 anni. Quindi sei più giovane anche di me. E quindi da lì poi in casa leggevamo il Carlino, quindi c'erano sempre le notizie sul Bologna e quindi è nata questa passione veramente forte. Veramente forte. Colori rosso-blu, sì, veramente forte, nonostante che vicino a te, diciamo, parlano tutti un po' come quella squadra dove gioca Lollo. No, nel senso, non mi piace l'accostamento. C'è un po' di campanile tra Rovigo e Ferrara. Sì, sì. Non sento la doppia L. No, ecco, la L non c'è. No, si sta trattenendo. No, non ce l'ho. Ma il Rovigo, Il Rovigo, tra l'altro, io ho seguito molto nella mia vita anche il Rovigo, adesso è in eccellenza, ma ha fatto la C2, adesso la Next C2, Lega Pro. Chi giocava Rovigo? Evangelisti, il mio amico. Hanno giocato parecchi giocatori delle giovanili del Bologna e abbiamo giocato contro la Spalla anche qualche anno fa, nel 2006. E quindi vai di messaggi, Barbacini. Allora, innanzitutto c'è subito un messaggio. Vi vogliamo così, firmato Holland. Chi? Holland. Cioè, chi è? Il presidente della Francia. Dai, la prima dama. Tutti a Formentera. Ciao da Mommy, grande Lollo. Complimenti, sei un vero Bologna. Abbiamo anche un po' una sorta di stranamore. Melli e Messa Solo li vedrai bene insieme. Beh, grande coppia. Ovvio, non è firmato. Pare che siamo due ragazzini. Che in due. Beh, siamo due ragazzini. Siete due ragazzini, in effetti. Precisa, perché c'è Enrico. Poi, loro sono. Salutiamo tutta la redazione, ragazzi. Hanno un po' qualcosa di Happy Days. No, noi ce li tutti la barba, guarda qua, siamo tutti. Allora, tutti, insomma, grazie. Cioè. Grande Lollo, tornerai a Bologna in prima squadra, Gianluca. Ciao Lorenzo, sei bello anche in TV. Giulia G. Grazie. Come mai Lorenzo... Giulia G, saluto. Come mai Lorenzo si è andato alla Spalla? Beatrice Brunetti, saluto anche lei. Grande Beatrice. No, niente, è stata una decisione che ho preso a gennaio, appunto perché... Nel girone d'andata con la primavera non ho avuto tanto spazio per vari motivi, vabbè, così, quindi mi si è proposta questa opportunità. E, bella opportunità. Sì, bello. Una gran bella opportunità, una piazza importante comunque, e quindi ho deciso di accettare, di andare là, mettermi in discussione, tanto sono dell'idea che se uno vuole una cosa non dipende tanto da dove giochi, ma... come va in campo e... Nel gruppo come ti stai trovando? Come ambiente, il gruppo, spogliatoio? I primi allenamenti, vabbè, sei in uno spogliatoio nuovo, poi io venivo cioè, da uno spogliatoio dove ero uno dei più vecchi, leader, diciamo. Anche. Quindi... Il capo carismatico, sai, a parte gli scherzi, un po' spadino della situazione, no? Però no, lui è molto ligio, molto... Mi sono trovato molto bene, sia con la Beretti, che sono quelli i miei coetanei, sia con la prima squadra, ho fatto già qualche allenamento e sì, sono tutti ragazzi. Conoscevi qualcuno? Un ragazzo in Beretti, sì, che giocava al Bologna, che sì, fa il pendolo con me da Bologna a Ferrara, però gli altri tutti nuovi. Tutti. Abbiamo degli altri messaggi, questo per chiusare. Ciao for president. Vicino ad Orazio abbiamo Francia. Sei un vero bolognese se guardi 442, prima di Irene. Orazio e Kojak, che siamo qui. Come va? Inoltre ci chiedono, parliamo del mercato del Bologna. Olga, il mercato del Bologna è quello, è così. È in via Albani, il mercato del Bologna è in via Albani. Finito. Questo è quello che... E poi c'è un messaggio che possiamo discutere, ma se a Napoli applaudono Caruso... Se a Napoli applaudono Caruso, a Bologna dobbiamo tutti i costi applaudire Nino D'Angelo? Chi è Nino D'Angelo? Domanda. È provocatorio. Ascolta Barbara, ti volevo dire, come mi vedresti con un paio di scarpe come quelle che c'ha Lollo, gialle e verde? A Lollo stanno bene. A Lollo fa bene, te sei anziano, no? Va bene, no, dopo una certa... Simpatici, no, io... Simpatici. Ma non ci impegniamo, eh. Va bene, Cipe Chop, avete già capito che ce n'è anche stasera, come si dice a Bologna, a Baluse. Vogliono un pronostico Bologna-Udinese, firmato Claudio da Udine. Dopo Claudio da Udine, salutiamo Claudio da Udine, tifosissima dell'Udinese.
Allora, subito dopo la pubblicità, notizie economiche da ascoltare perché interessano a noi, a voi, a tutti, perché senza economia non si va da nessuna parte. Torniamo subito, quindi non vi spostate. Ciao. Siamo tornati, eccoci di nuovo in studio. Fra un po' vi faremo vedere le immagini che stiamo preparando con la regia di Fabio Armi e Massimiliano Mingotti. Alessandro, andiamo avanti con i messaggi da leggere. Un saluto a tutti voi, ma soprattutto al mitico Luca, che sarà mio compagno di viaggio. Mi bo di sabato. Forza Bologna, Fede da Lecco. Grande Fede. Ah, un saluto. Da Lecco anche, cioè. Tifoso di Lecco. Salutiamo Fede da Lecco, ti aspettiamo anche te, Fede, quando vuoi venire. Ce lo dici, tanto ormai si comunica quasi tutti, comunichiamo via. Complimenti Fede per la trasmissione, è una trasmissione allegra, firmato Joe. Ciao Joe, grazie Joe, saluto Joe. Saluto Enrico, anche il mio amico Giovanni a proposito, Enrico, di Movida. Enrico conducente pressoché perfetto, a parte il bulbo. Ecco. Vabbè, ragazzi, non si ma può con essere. Alessandro la trasmissione acquista quel che di sapienza calcistica che assolutamente, assolutamente la eleva. Mi sembrava che mi ciao, stava per arrivare. Mi spiace. Loretta, veramente. I messaggi per me li fa mandare lui dalla mamma. Si chiama no, partono, Loretta Trecani. No, partono. È firmato, non è stato firmato. Aspetta, partono che sembra che mi stanno facendo un complimento a me. Dopo 4 secondi. Secondi, boom, scusa, arriva la sigla. Anch'io i miei fans, cioè, scusami, non è che poi... Bene, ma solo tu ce li hai, non è che ma vuoi. Infatti, io grande Ciaccio, da grande tifoso della Samp, stasera ti guardo con un po' di rabbia. Fortuna che hai invitato la Miss. Un saluto, Luca Lippi. Grande Luca, ciao Luca, ti saluto. Ciao Luca. Luca Lippi, io e Luca abbiamo fatto 2-3 mila derby, io facevo la punta, lui lo stopper. Poi lui è andato a allenare. Lui giocava, giocava nel Castel d'Aiano, io giocavo nel Montese. Abbiamo passato delle partite intere senza toccare la palla, perché lui, cioè, eravamo appiccicati, cioè, a braccetto, poi andavamo. Dov'è la novità che non tocchi palla durante le partite? Poi quando comunque, ciao. Grazie del saluto, molto apprezzato, peccato per i tuoi pantaloni indefinibili, Stefano Crotti. Grande Stefano, ti avevo un premio a Stefano, Luca. Non avevamo parlato prima. Abbiamo esauriti come abbiamo esauriti adesso, i messaggi e direi di continuare a parlare un attimo della partita di ieri. Allora, una cosa che avevo scritto anch'io su Facebook, che non era una ripresa assolutamente, mi era rimasto a me giusto un pochino. Io anche quando gioco a biliardo, per dire, e vinco una partita, mi viene da esultare. Ero rimasto un po' così con l'esultanza che era rimasta in canna. A Diamanti, comunque ha fatto il suo perché ha tirato un rigore importantissimo, l'ha messa dentro. È stato un rigore pesante. Perché pesantissimo, perché era un rigore del genere dopo tutta la settimana che c'è stata. Andava in Cina, la sera prima sembrava già partito già e fatto. Comunque ricordo a tutti gli amici a casa, toccando il discorso del mercato, che fino al 31 abbiamo già visto anche gli altri anni, non no, si può. Secondo me, se posso fare un pronostico, a sto punto, a questo punto Diamanti rimane a Bologna, almeno fino a giugno. Quindi le sirene, Inter, Juve, niente. I pronostici. Io mi sbilancio. Non è no, ma ci sta, perché cioè, fondamentalmente ormai sembrerebbe più una presa, però aspettiamo l'ultimo minuto. Le ore 23 di sabato. Io e te, Andrea Neri, saremo oltretutto all'Ata Hotel, quindi se... Saremo in 7. Ma viene anche Daniele De Angelis? Viene anche Daniele. Ah, grande Daniele, che ieri mi ha scritto. Viene Valentino con la sua fotografia. Anche Valle? Alessandro Barbieri di Oltre il 90esimo, con tutti i ragazzi del 90esimo, faremo una diretta non stop dalle 14. Cioè, praticamente faremo alle una 24. Gran balotta, mangiare bere e nessuno darà notizie. Cioè, mangiare bere non lo so, comunque daremo delle grandi notizie. State con noi, sito di Mille Cuori, Oltre il 90esimo, perché faremo una roba assolutamente innovativa. Allora, seguite Mille Cuori Rossoblù, che ci saranno delle interviste che farò forse io e De Angelis ai pezzi da 90, vi facciamo sentire, voglio beccare il solito Auriemma se riesco. Seguite anche le pagine Facebook, perché come ormai sapete Facebook è come un giornale, una TV, un pochino per tutti. Cercheremo di dare al massimo per quello che possiamo, per quello che sarà nelle nostre energie, tutte le notizie possibili e immaginabili. Poi dopo sarà calcio una giornata, e tutto quello che ovviamente, anche se ci sarà Barbacini che si andrà a imboscare con qualche giornalista. C'è anche l'Ilaria? C'è anche l'Ilaria. Per me qualcosa succederà.
Per me non si sa, i messaggi li letti tutti. Beh. Perché mi crei difficoltà? Cioè? Perché voglio vedere, sono tu a me che vuoi creare difficoltà. Comunque, vabbè, allora, comunque... la partita di ieri comunque si è conclusa in maniera a noi decorosa alla fine, perché un punto l'abbiamo portato a casa. Luca, la classifica è rimasta abbastanza decente e si comincia a guardare verso Udine. Verso l'incontro con l'Udinese, sì. Che è fondamentale, è importante, ormai tutte sono diventate importanti le partite. Questa però... sarebbe bella però guadagnarla in casa, ecco, vedete la classifica, siamo a un punticino sopra dal Sassuolo che lo vedo in caduta libera. Udinese 4 sconfitte consecutive. Esatto, non vince da 2014. Ah, però se vinci con l'Udinese la metti super nella... Sì. Potremmo dare una spallata a Guidolin, perché dicono proprio le ultime cronache di queste ore che è stato messo in discussione dalla società. Per dopo quanto... 20 anni diciamo che ci Cosmi sta. Colomba sono lì in agguato. Cosmi Colomba era in agguato anche a Sassuolo, Marinella. Sassuolo cosa si dice? Perché era... ha avuto un momento di debacle, si era ripreso, poi è tornato un po', tolto Berardi, diciamo. Esatto, dopo appunto la vittoria con il Milan è andato un po' male e adesso molto probabilmente ci sarà appunto l'esonero di Francesco. E, cioè, a me sinceramente dispiace perché ho molta stima in lui, però secondo me la cosa che sbaglia è che fa il 4-3-3, che punta molto sull'attacco, mentre dovrebbe puntare più sulla difesa. Cioè, non tu dici? Sì. Prima non, prima non prendere, ma poi cos'hai fatto il corso da allenatore? Ah, brava, brava. Hai sentito, Barba? Ci è rimasti così? Ma perché no, di Francesco, dobbiamo dirlo, Marinella è uno zemaniano. Sì, esatto, la mente va con puro 4-3-3, con le punte davanti che dovrebbero tagliare, stringere, rientrare. Beh, bisogna dire che il Sassuolo davanti c'è un giocatore che... già da due anni lo subiamo, che è Berardi. Che Berardi, ma anche Zaza non sarà Zaza. Però Berardi sicuramente, essendo un 94, una marcia in più. 12 gol ha già fatto. Sì. Però diciamo che sembra un po' per le squadre di Zeman che facevano spettacolo, gol, poi ne prendevano. Però la difesa ha delle lacune anche nei singoli, soprattutto. C'è da dire che sono certi giocatori che fanno la differenza negativamente. Onestamente ha una difesa che non si presenta. Ha avuto problemi molto gravi fisici come Acerbi, che era stato preso per fare titolare. Sembrava che fosse tornato invece. Magnanelli si è fatto male. Magnanelli si è fatto male. Sì. Ma te vai a vedere le partite del Sassuolo? Sì, così? Quelle in casa. Sì. Sì, quindi segui, ti piace, ti appassiona? Sì, lavoro lì allo stadio anche, quindi... Segui il campionato primavera? No, primavera no. Preparati perché fra un po' ci potrebbe essere Lollo giocare contro il Sassuolo, fra un po'. Lollo, a parte gli scherzi, come i tuoi compagni hai lasciati. Sì, hai anzi, fatto... colgo l'occasione per salutare tutti. Prima di salutare tutti... Volevo fare complimenti a Lollo per i calzettini. Anche quelli però non sono mica brutti, non sono mica brutti. No, no, posso dire, mi piacciono. Calzettini camouflage. Ascolta una cosa, hai fatto una lettera su Facebook... C'è stato un giorno uscita una tua lettera che ho visto dei commenti incredibili da parte di tantissima gente. Comunque davvero, si è stata veramente... quasi tutti tranne me, perché preso un pezzo di ghiaccio. Sì. No, a parte gli scherzi. Non ce lo dice Enrico, hai fatto anche lui. Diciamo un congedo non illimitato, non permanente, perché... Fino a giugno. Fino a giugno, però è stato un congedo, devo dire, una scena che nel calcio, anche se è calcio minore... Insomma, come ti è venuta così? Da lì no, è calcio. Sono uno che crede molto nello spogliatoio, nel gruppo. E niente, ero lì da tanto, quindi sai, lasciare uno spogliatoio così per me è importante, degli amici che comunque sono fratelli. Cecconi. Sì, tutti, no? Nominiamoli un po' che mi piace. Maragoli, Cecconi, Maini, Di Cecco, Maio, Testoni, tutti, dal primo all'ultimo. Non Vite, voglio... anche Vite, sì, Larda, Vite. Adesso un po'... Sì, adesso anzi gli faccio un grosso in bocca al lupo. Facciamogli un grosso in bocca al lupo, lo aspettiamo, Vite, che è sempre su Facebook, ci tiene aggiornati, poi è lì che si crede anche durante le partite. Sì, no, è sempre stato presente anche se non era in campo. No, niente, quindi ho preso questa decisione... Però comunque è stato difficile nei primi giorni, soprattutto... Ecco, questo, come è stato? Cioè, prendere su la borsa col tuo papà, che so il primo giorno ti ha accompagnato in England, diciamo, svegliamo l'arcano di England. C'era un bomber 50-60 anni fa che giocava nel Bentivoglio, dopo che ci ho giocato io prima, che lo chiamavano England, la rete scossava sempre, faceva sempre gol, suo papà ti ha accompagnato lui. Sì, alla mattina ero a Casteldebole che ho firmato il trasferimento e poi sono andato a Ferrara, ho fatto allenamento,
con la Beretti. Che l'accoglienza abbiamo... come state? Come andare per dire nei militari, cambiare caserma? No, no, accoglienza molto positiva, bell'ambiente, serio. E sono entrato nello spogliatoio, nuovo spogliatoio, però mi sono trovato subito bene con i compagni. Abbiamo fatto un amichevole contro la prima squadra che abbiamo vinto 1-0. Quindi sì, siamo partiti forte. Amichevole della prima squadra, subito 1-0. Sì, sì, abbiamo vinto 1-0. I ragazzi, diciamo, questi tuoi nuovi compagni ci stanno seguendo, li salutiamo. Sì, sì, ho detto che i nomi mi piacciono. I nomi, anch'io faccio un po' fatica, cioè so più soprannomi. Però sono lì da 2 settimane, neanche, quindi... Il bomber, un bomber... No, ce n'è uno che Veronesi si chiama, che lo saluto, se sta guardando la trasmissione. Ciao, Vero. Sì, così. Ti teniamo d'occhio, Vero, di che anno è? 96. Sì. Ha fatto anche gol 2 settimane fa, no? Con lui ho legato molto. Insomma, un bel ambiente, poi comunque a Ferrara c'è anche seguito, perché... Sì, è molto seguito, infatti sono rimasto molto colpito da questo. Abbiamo notizia di mercato? C'è il Barba. Sì, il Bologna, dopo torniamo a parlare il con Bologna ha tesserato un giocatore, si chiama Federico Rodriguez, sembra molto vicino al passaggio in Lituania al Kaunas. Federico Rodriguez. Al che? Kaunas. Kaunas. È una squadra di calcio? Kaunas. No. Basket. Ah, questa è un sembra o è già una buona notizia di mercato? Perché i movimenti che di Bagni per adesso sono un po' fermi. Ma vai te a trattare con 0 euro, poi dopo poi magari trovi qualcosina. Insomma, ci hai messo la mano in tasca, però intanto non è che... Bene, allora grande Lollo, sei un vincente, ti voglio bene, zia Manu. Ciao zia Manu, grande Lollo numero uno, lo sappiamo, dopo che ha fatto quel messaggio, se lo farò anch'io quando cambierò rete, quando andrò con Barbacini, non so dove andiamo, Tele Sicilia. Allora, ci sono invece dei messaggi qui sulla pagina di Facebook, Stefano saluta Luca e praticamente dice lo saluta perché si ricorda la partita con l'Inter di Coppa Italia. Ce la ricordiamo purtroppo anche noi, sì. E ti abbraccia forte, dice dai, crediamoci, anche con l'Udinese riusciamo a fare un puntaccio. Vi volevo dire che quest'oggi siamo usciti con 4 nuovi pezzi, la bellissima, salutiamo Stegio, la bellissima vignetta di Stegio. Ciao Stegio, mitico, che è stato anche il suo compleanno in questi giorni. 3-4 giorni fa, facciamo gli auguri ovviamente a tutta la redazione, è ripartita Wunderbar, che è la... praticamente la rubrica sul calcio tedesco, e salutiamo Luca Gelosi da Berlino, così come gli altri siti cominciano. Intanto saluto anche la Beppa, mitico la Beppa. Da Berlino, anche da lei. Berlino. Da Berlino. Beppa, ecco, sicuramente. E volevo personalmente salutare Coach Becchi, perché l'ultima volta che l'ho visto è stato sabato, e ci siamo guardati negli occhi, gli ho fatto in bocca al lupo, giuro che non faccio più in bocca al lupo a nessuno. Perché a questo se tanto mi dà tanto. Non è colpa tua lì. Da assolutamente. Che ho sentito, una gran brava persona. Io ho seguito quasi tutte le sue conferenze stampa. Veramente una gran brava persona. Ci dispiace. Facciamo in bocca al lupo però a Giorgio Valli, che da domenica. Comunque è curioso che le maggiori squadre di Bologna quest'anno ha cambiato tutte e tre allenatore. Sì. Infatti, Coach Nanni del baseball si sta toccando. Esatto. Il perché manca solo quello. Vabbè. I ginocchi. Le ginocchia. Le ginocchia. Allora, intanto adesso. Castellano rimangono. Intanto adesso per diciamo per non sbollentare, cambiamo un attimo argomento. Come vi abbiamo annunciato prima, abbiamo delle immagini da farvi vedere. Adesso quando la regia, intanto le commenteremo, ci parleremo sopra. Ho trovato anche la notizia su Oberdan, lo chiamavano Oberdan Salvioli. Ok, la persona che ecco, queste, dice, sono, queste sono le immagini, le vedete da casa, che ci sono state fornite appunto dal drone di Fabri Cosimo, Scarpone Antonio e Vince Alberto. Sono stati molto gentili, vedete che l'acqua sta un po' rientrando, ma ha lasciato, è ancora, guardate che palude che si vedono. Contate che ieri era 3 volte peggio e quindi... 3 volte peggio e comunque i danni sono incalcolabili. Sappiamo di diciamo che i media nazionali si sono un attimo staccati, non che non, ne hanno parlato veramente poco, bisogna essere sinceri, è stata stessa la notizia un po' che ha fatto vedere. Purtroppo Brumotti di Striscia, diciamo che ne parlavano a parte lui niente. Di Striscia, purtroppo è brutto da dire Valentina, però quando molto non ci sono e con poche informazioni, insomma, c'è stato un po' di distacco. Non essendoci state vittime, diciamo, guardate qua, ecco, guardate che poi cosa. C'è sempre un disperso, ci sono persone che devono ricominciare con le attività, stavano ricominciando anche dopo il terremoto, intere famiglie. Insomma, è stato detto che non farebbe notizia, ma io dico che a guardare queste immagini, nonostante che
comunque c'è il sole ed è... queste sono di ieri, se non vado errato, sono immagini di ieri, vedete che c'è, dove non c'è acqua c'è fango, chiaramente danni un po' ovunque, incalcolabili, già erano stati un pochino abbattuti dal terremoto, qui siamo a, sempre nelle zone intorno a Buonporto, nonostante il terremoto, ecco, concludo con un Forza Emilia, facciamo un applauso anche di incoraggiamento e di solidarietà appunto a tutti gli amici delle zone. Noi per quel che possiamo, l'abbiamo detto anche le scorse settimane, nelle nostre pagine Facebook potete tranquillamente utilizzarle per divulgare, noi lo stiamo già facendo, magari se ognuno di noi fa una condivisione di un numero che vede o di un qualcosa, magari si crea anche un tam tam nazionale che può andare in aiuto. È chiaro che non si può, perché ognuno di noi cerca di fare quello che è possibile per quello che meglio riesce a fare, anche una piccola cosa in questi momenti è importante, anche la solidarietà, perché comunque persone del luogo che ho sentito in questi giorni mi hanno detto che già un discorso di solidarietà ti dà quella spinta, quell'energia per poter affrontare tutto quello che di brutto sta capitando, ahimè, nelle zone, dove fra l'altro non dimentichiamoci che il 2%, il 2 o l'intorno, 2,5 del PIL nazionale in passato partiva e veniva da quelle zone lì, e poi dopo è successo quello che è successo. Quindi diciamo, prima erano zone molto seguite, molto come dire, sfruttate, adesso si sentono un pochino abbandonate da tutto quello che sta, diciamo, il governo ha anche altre situazioni da valutare in questo momento, però voglio dire, secondo me prima vengono queste cose e poi le altre che non le fanno comunque mai, quindi alla fine potrebbero un attimo soffermarsi. Messaggi da casa, Alessandro? Allora, quelli del Delfino ci scrivono, non solo 442, ma sei uno spettacolo, Marinella di Giacomo, nel tuo cognome c'è il nostro santo patrono, 25 luglio, con una come te è sempre festa. Grazie, ma sono grazie. I ragazzi che scrivono sempre da Spada la domenica? Sono quelli che scrivono a B-side. Anche a B-side. Sì, quelli del vino, grazie, gentilissimo. Infatti un saluto alla bella Marinella, braccio destro di Luca Bello di B-side. Grazie. Sì, che poi io questi ragazzi qua, questo messaggio lo sento anche la domenica da Spada, come si chiamano? Delfino. E poi sì, deve essere una squadra di calcio, se non erro. È un gruppo sportivo che c'è anche una squadra di calcio in Romagna. Poi c'è Marco che ci scrive, ciao, sono Marco, visto che oggi è il mio compleanno, Alessandro, Valentina, fatemi vincere la scommessa. Allora Marco. Tanto auguri Marco. Il sollevatore. Anche allora, questo scrive dappertutto. Allora, hai perso una puntata fondamentale, Marco. Qualche puntata fa abbiamo fatto la cosa. Oggi lo fa Enrico Ciaccio. Sì, e chi altro? La Valentina. Ah, pensavo che mi facevi alzare Luca. No. Secondo te, Marco. Siamo fuori. No, vabbè, Enrico Ciaccio non ha fisico, non riesce a farlo. Sdrammatizziamo un po' queste cose. Ciao Lollo, complimenti per la tua scelta, giocati bene l'opportunità per raggiungere il tuo obiettivo. Un grande in bocca al lupo, ciao Ciano. C'era scritto grande. Ciao grande Ciaccio. Salutiamo Ciano, mitico mister. Anch'io lo saluto. C'ho una telefonata in diretta, io non so chi è che mi sta telefonando. Scusa, aspetta che rispondo. Scusa, sono in diretta, ci sentiamo dopo. Non so chi sei, ma sono in diretta, ciao. Va bene. Evviva. Ah, sono in diretta. Mi state bene. Ok, sapete il bello della diretta, si risponde. Ti vogliamo bene, Lollo. Salutiamo Lucio Mularoni, Lucio. Sì, Leo sta facendo il suo percorso, Lucio. Grande, Lucio. Ciao, mister. Mister, grazie. Numero uno, l'ho visto con le in foto. A con di corso, so che stasera inizia il corso UEFA B a Castelnaso e partecipa anche un nostro comune amico, Betti, che non so come abbia fatto ad entrare. Betti. Non facciamo le bocca al lupo che porta male. Ma truffa il fatto per entrare, cioè capisco se entravo io, ma te? Vabbè. È entrato Betti. Ti scambiano per un giocatore, per un ragazzino. Va bene, abbiamo letto i messaggi. Valentina, vedo che hai già il giornalino pronto per la partita con l'Udinese di... Siamo già pronti, di sabato alle ore 18, come sai benissimo. Ci saranno due interviste che abbiamo anticipato sul sito Mille Cuori Rosso Blu, che sono l'intervista a Caterina Colovatti, la giornalista che è anche... la moglie ovviamente di conduttrice Fulvio. Televisiva, la conosci? Invitala. Sì, l'ho conosciuta. Prova a dirmi se vuole venire una sera a trovare. Ma sai, lei fa diverse trasmissioni adesso nel milanese, non solo sportive, ma anche a livello di attualità, cultura, invita anche personaggi della politica. Cultura ne faremo una anch'io a Barbacini molto presto, attenzione. Ma quale cultura? Ti preoccupare. Cultura, cucina. Coltura, ho detto. Coltura. Ci facciamo riprendere mentre andiamo a raccogliere le patate. No, io sulla trasmissione, ma te ne parlo in privato. Va benissimo. No, riguardo lo sport. Ah. Vai avanti. Bene.
A posto? Sì. Ok, Valentina, no, il mezzolara ha giocato. Mezzolara ha giocato. Due interviste, la Colovati e? Poi abbiamo intervistato anche Beppe Nuti e anche Mancini, che è andato su un sito e anche la rivista Sandoriana. E quindi dai, ci saranno proprio tre belle interviste, un numero da non perdere. Consiglio di vederlo allo stadio perché promette molto, ma molto bene. Intanto faccio gli auguri alla mitica Erika Scarpi di Lato A, il programma di Enrico Spada, è stata anche ospite nostra. Gli facciamo tanti auguri di compleanno, qualcuno me li ha fatti anche a me, perché oggi è il 27, ma io li compio il 27 settembre, non il 27 chissà cosa hai scritto su Facebook. Alessandro, a Rovigo, là che c'è un po' di nebbia, alla fine quando non riesci ad andare a vedere la partita, hai un posto, un covo rosso da andare a vedere o ti tocca di guardartela da solo? A Rovigo intanto siamo in buon numero, sì? Tifosi del Bologna, e tra l'altro qualche anno fa provai anche a organizzare una sezione Veneto, ed oggi faccio parte con altri ragazzi, alcuni di Verona, altri di Padova. Tutti rosso-blu? Sì, della sezione Veneto del gruppo Controtendenza, che è un gruppo che... Anche li salutiamo, sì. Ragazzi, ci anzi, stanno guardando. Saluto tutti i ragazzi. Salutiamoli, bravi ragazzi. CTB, tra l'altro quest'anno... CTB c'è quello di Mecherini, esatto, di Mecherini, Longo. Claudio Sarchi. C'è anche Longo, Vittorio in mezzo. Esatto. E c'ho la maglia, io ce l'ho. E quest'anno, tra l'altro, volevo precisare, facciamo i 10 anni, perché è stato fondato nel 2004. Il gruppo. Festa su Arovigo. Gran festa. Facciamo pullman e veniamo anche noi. Io vi ospito volentieri. No, vabbè, noi col mangiare meno che stiamo rilassati. No, parla per te. Io devo giocare, non posso, sono un atleta, non è che posso stare lì. Io giocare a biliardo. Allora, a biliardo non gioco più, che vinco sempre. Abbiamo visto le prove del biliardo. A proposito, apro una parete, Marcini, perché non vai a fare le foto dei pallini quest'anno? Sono andato. Sei andato? Non l'ho fotografiato. Ah, come mai non hai fotografato? Perché ho visto 4 pallini verdi consecutivi. Quattro? Allora ce ne sono altri. Ma hai guardato un'altra riga, forse? Quella sopra, quella sotto? Sai che adesso che mi sto guardando lì, mi sembra di avere una roba in testa. Hai ragione, ma com'è che ci ho messo i capelli così? Li ho visti adesso, sembra che ho una roba. Io preferivo quelle che hai messo qualche giorno fa in rete di capelli. Intanto da abbiamo dietro... un saluto, ciao Lollo, grande Lollo numero 1, un abbraccio 442, ciao da Verratti. Grande bomber. Grande Luca. Che è a Feralpi. No. Sì. No, aspetta, zitti. Su Tirol, hai ragione. L'ho anche scritto su Facebook, l'avevo anche scritto. Ci mettiamo lì. Salutiamo su Luca, Tirol, mitico bomber. Bocca al lupo. Come si sta trovando? Sta giocando. L'ho sentito un paio di settimane fa, che gli ho detto, ci siamo sentiti così. Sì, mi ha detto che si trova bene, anzi colgo l'occasione per fargli un grosso in bocca al lupo. Io ho visto una foto che ha pubblicato su Luca Facebook. Se ci sta guardando via sito o via televisione. Forse via streaming, che ci sta guardando. Via streaming, sì. E io ho visto una foto di Luca del bomber, ho cambiato casa, c'è lui che si vede stavallata, bellissima. Bellissimo, sì, sta bene. Che poi già l'avevano cercato in passato, quindi non vedeva anche l'ora di andare. Dai bomber, ti aspettiamo qua intanto. Lì aspetta che c'è la Pasi. Sì, Pasi, che dopo infatti tocchiamo anche quel discorso lì. State con noi, dov'è la telecamera? Dammi a uno, sta lì. Ragazzi, subito dopo queste notizie siamo di nuovo qui. Tornate e andiamo verso l'orizzonte. Diciamolo. Punto Radio. Punto Radio. Bologna. Bologna. Siamo noi. Eccoci di nuovo qui, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, abbiamo parlato e siamo tornati in studio. Siamo pronti con il nostro Barbacconi. Eccolo qui, lato grande tattica, ritorno, a grande tattica, richiesta, ritorna la tattica per quei pochi che la sanno leggere, vedi me, vedi Lollo e vedi basta. No, vabbè, anche altre persone. Vai, parti con allora, abbiamo lo schieramento, proviamo a giocare in anticipo Bologna-Udinese del prossimo sabato. Dai. Il Bologna normalmente si schiera con una difesa a 3, 5 centrocampisti, un trequartista dentro l'unica punta. L'Udinese nell'ultima partita che ha giocato sempre trequartista sabato c'è. Sperando che ci sia il trequartista. Quel trequartista potrebbe essere un altro. L'Udinese si schiera un modulo simile, solamente che questa seconda punta... Spostati un po' che fai ombra. Forse, sì, esatto, ecco, mettiamo bravo, così. Aspetta, ti aiuto io. Si schiera con un modulo simile, con un centrocampo a 5, difesa a 3, una punta davanti che normalmente è
il Totò di Natale. Se gioca. E l'ultima partita ha giocato Mike Ozuel. Secondo me la prossima partita giocherà Muriel. Perché Muriel può sfruttare, soprattutto in velocità e con Di Natale, le proprie caratteristiche fisiche. Punta di Mike e il, diciamo che poi più punta naturalmente. I tre difensori del Bologna sono molto più statici per controbattere. Muriel è più veloce di Mike Ozuel. Allora, importante, importante, secondo me il Bologna si schiererà come la Lazio, come contro la Lazio, stessa formazione. Con Kone, mezzala, l'altra mezzala sarà Christodoulopoulos probabilmente, come ha giocato ieri, che vanno a cercare per andare due. A cercare la profondità quando c'è lo scambio 1-2 con Diamanti col trequartista. Fondamentale sarà, come al solito, Russo Peres. Se giocherà lui, Peres dovrà controbattere le giocate, agire sulle traiettorie, soprattutto delle due punte. Sporcare diciamo, i movimenti. Lollo sta dicendo delle cose sensate. Sì, per adesso... cioè, è una pillolina molto, molto, molto breve. E come al solito, fondamentali saranno i due esterni del Bologna. Che non avranno due belle gatte da pelare, perché qui abbiamo Basta, Dusan Basta, che è un esterno molto valido. Ha sempre fatto dei partitoni contro di noi. E quindi Morleo o chi giocherà dovrà fare cercare di controbattere. Dall'altra parte abbiamo Gabriel Silva, che anche lui è un altro esterno che spinge molto, ma in fase difensiva potrebbe avere delle pecche. Quindi anche Garis sappiamo che in fase offensiva non è molto portato, è più portato nella fase difensiva. Garis, cosa si chiederà a Garis? Probabilmente di fare la rotazione della difesa a 3 quando si andrà a 4 con il posizionamento della palla. Prima che tu te ne vada via, quindi siccome... si gioca una punta, scusa, non secondo due. Me sì, giocherà esattamente la stessa formazione che contro la Lazio. Dopo la conferenza stampa di Carlo Regno è venuto fuori questo termine. Oltre l'Esce è stato meraviglioso, veramente una delle più belle conferenze stampa che abbiamo sentito in questi ultimi 2 anni, ma ha detto un termine che mi ha incuriosito, che ci ha incuriosito, spazio ignorante. Cioè? Lo spazio ignorante potrebbe essere lo spazio, come dice sulla ce lo spieghi? Praticamente lo spazio ignorante non è altro che lo spazio che si crea involontariamente, diciamo, dai giocatori nei movimenti particolari, nel senso che quando un movimento del Bologna si crea uno spazio con uno spostamento, si crea questo spazio qua per l'inserimento, diciamo, di un nostro giocatore. E quello quindi sarebbe lo spazio ignorante, se l'ha definito così. Però non c'è una vera e propria definizione. Ci alleniamo sullo spazio ignorante. Praticamente è l'attaccare allo spazio alla fine. Lollo, non è tu che... non l'hai mai sentito. No, nulla. Lo spazio ignorante non l'avevo mai sentito io. Carlo Regno sabato ha detto: come definizione è l'attaccare allo spazio. Sì, no, io non l'ho mai sentito, però sì, evidentemente sarà quello. Ma il posso dire una cosa? In casa io rischierei anche le due punte, nel senso, ad esempio, la partita di ieri ha evidenziato. Un certo isolamento di Bianchi a fronte del fatto che Diamanti è costretto a fare a far partire l'azione, cioè, davanti a... Secondo me l'unica cosa che potrebbe fare, le due punte pure, insomma, il Bologna non le può rischiare. Al massimo ci potrebbe essere, dopo la partita di ieri, Christodoulopoulos, che è stato uno dei migliori, il rientro di Kone, al massimo ci potrebbe essere l'alzata di Kone di fianco a Diamanti. Però sono sottigliezze, perché alla fine, in queste due mezzali sono alla fine quasi due trequartisti che si inseriscono nelle giocate. Praticamente dovrebbero fare come Xavi, Iniesta e Messi, sì. Giusto? Sì, il problema abbiamo un pochino più di qualità, meno di qualità. Bisogna dire alla società, che mi sembra che si sta muovendo, vero, Luca Rumi, al momento, di metterci a disposizione qualcosa. Sì. Cioè, ancora martedì, mercoldì, giovedì... A meno che Guidolin cambi totalmente anche il suo modulo, perché Guidolin è per lui la partita decisiva. Se Guidolin perde a Bologna probabilmente sarà esonerato. Magari si potrebbe schierare con un 4-4-2 classico, che contro il modulo che schiera normalmente il Bologna, il 4-4-2 è un modulo abbastanza difficoltoso. Sì, perché ieri c'erano anche fuori tre pedine fondamentali, tra cui Di Natale. Solo che Bianchi non ce l'ha quel tipo di gioco lì. Bianchi è uno che, se gli metti la palla sulla corsa di testa, fa la differenza. Infatti, se con i piedi non fa la differenza. Con Napoli, cioè, è un giocatore normale agli altri. Sono fondamentali gli inserimenti dei centrocampisti, con Bianchi che fa le spizzate di testa. Le spizzate di testa a Xavi e Iniesta. Però saranno o con Kone finché è girato spalle alla porta, è sempre poco pericoloso Bianchi, cioè va, sì, perché diciamo non è la sua caratteristica. La sua caratteristica l'abbiamo visto benissimo col Napoli, lui fa quel taglio sul primo palo, tra virgolette, e vedere Bianchi con a fianco Cristaldo, ecco,
perché Cristaldo non si è mai visto. Ma Cristaldo, Cristaldo domanda. Luca Rumi da Milano, cosa si dice di Cristaldo? Ma è un po' incognito. Non lo vede. Sì, è un po' incognito. Prima Pioni lo vedeva sempre. Sì, infatti. Invece adesso Ballardini sta dando poca fiducia. Secondo me Ballardini sta andando un pochino sul sicuro. Salutiamo i ragazzi di Teste di Calcio, che ce li abbiamo dietro le quinte, non li vedete. C'è Michele Bettini che ci sta tirando con il suo fedele regista. Stefano, dicevamo appunto siamo che posto. Siamo a posto con la tattica, ringraziamo il nostro Barbaconi che anche questa sera è stato preparatissimo, Lollo ovviamente ha detto cose giuste, sì, sì. Non ha detto gli strafalcioni. No, un applauso, dai, se lo un applauso, bravo Barbaconi. Poi, quindi siamo arrivati al tasto dolente. Diciamo che se, come sembra, vogliamo un po' di qualità in più, diciamo così, le speranze non sono le ultime a morire, perché... sembra che Xavi vada. Xavi? Xavi. Xavi. Xavrò, ma Xavi. Poveretto. Xavi, sembra che vada nella MLS a giocare, credo, con, esatto. Con il francese, che adesso non mi ricordo più. Henry. Con Henry, esatto. Ve ne racconto una io di New York. Esatto. Ve ne racconto dopo una... che Ibrahimovic è andato alla Juventus. Esatto. Sì. Intanto, per toccare un po' il discorso mercato, che abbiamo visto che la società si sta muovendo di brutto su tutti i fronti, già su 8-9 giocatori di livello estremo, vi posso dire che al Bologna è stato presentato Jefferson, è venuto il procuratore, te lo giuro, che nel Barcellona non sta giocando Jefferson, quello del Barcellona. Fortissimo, eh? Che fra altre cose è stato... Comunque a Bologna farebbe un momento che... come Rivarola. No, Jefferson ha del giocato. No, Rivarola arriva. Al cartellino che insomma aveva chiesto una cifra neanche sbalorditiva, erano rimasti d'accordo i procuratori, questo lo sappiamo per certo. Ballavano 10 buoni pasto. Ecco, no, dovevano, sto parlando seriamente, la trattativa andava avanti nel caso che entrasse... E il discorso Diamanti con la Cina, non entrando in quel discorso è crollato anche il nome di Jefferson, che chi è dentro al mercato sa benissimo che a Casteldebole è venuto il procuratore di Jefferson. Andava via, veniva un buonissimo trequartista dal Tottenham, si chiama Oldby, fortissimo, veniva in prestito per 6 mesi col diritto di scatto del Bologna. Il probabilmente Diamanti rimarrà, quindi comunque speriamo che si cominci forte a parlare domani, dopodomani, perché come avete sentito prima dalla trasmissione Teste di Calcio è stato toccato un argomento che noi qui non tocchiamo, non abbiamo mai toccato, però il discorso del settore giovanile che si dovrebbe sviluppare in quel di nelle zone là di San Donato, speriamo che in questi giorni si concentrino sul mercato Granarolo, si concentrino sul mercato, perché qui c'è bisogno di e oltre San Donato, due o tre giocatori in uscita ne possiamo mandare finché vogliamo, ma in entrata ci vuole qualcosa di concreto, perché abbiamo visto che con le ossa della polenta si fa veramente poco. Per adesso sulla carta siamo salvi, mantenere questa posizione, migliorarla, diciamo che ci potrebbe essere di aiuto. Basta sentir parlare di niente, cominciamo a sentir parlare di qualcosa. Marinella, intanto Sassuolo, oltre il mister, come giocatori in entrata hai sentito qualche nome? Sì, che ci sono dei nuovi acquisti, Sansone del Parma, che mi sarebbe piaciuto uno del Cagliari, che uno del Cagliari, esatto. No, un altro nome che hai ragione. Del Cagliari, Ariaudo esatto. Quindi si sta muovendo. Perché si sta muovendo, però sì, diciamo che per certi giocatori di una certa caratura adesso magari... Secondo me c'è da migliorare la difesa, a mio avviso. Fai fatica a trovare giocatori che vengono a giocarsela a Sassuolo, anche sì, se hai i soldi. Io calciatore magari che gioco a un certo livello, prima di andare a Sassuolo, ci penso un attimo. Intanto Andrea, messaggio... La regia attentissima sempre, la ringraziamo perché questa è una rete veramente fantastica, ci dice che c'è stata una rissa fra Balotelli e DJ Francesco. Ma dai, mentre c'è un'ammenda di 10.000 euro alla società Bologna per avere un componente della panchina aggiuntiva al 20° e al 34° secondo tempo fatto uso di apparecchiatura ricetrasmettente, li hanno boccheggiati. Aspetta un attimo, la rissa tra Balotelli e DJ Francesco. Ma sono amici. E chi le ha prese? Per forza DJ Francesco. No, ma sono amici. Tra l'altro lui ha pubblicato una foto di loro due su Facebook insieme. Allora,
erano le amicizie. Si può anche trovare. Sta a vedere che adesso salta fuori anche lì. Comunque. Ilaria D'Amico, Enrico Ciardi, Riccardi, Barbacini, Valentina Cristiani. Maxi Lopez, Bazzani, però è tornata la Sampdoria. Qui succede che va a finire che non si parla più di calcio. E si fanno comunque 10.000 euro di multa perché 10.000. Li hanno presi con la rete trasmittente che si parlavano. Volevo finire un attimo per sapere, per mettere una parola di calcio con Marinella. Allora, diciamo, adesso stai studiando molto, sì. Ti vedo dalla faccia che sei un po' stanca, hai studiato molto. E cosa hai intenzione di andare? Cosa ti piacerebbe subito nei prossimi 2-3 anni poter andare a fare? Recitazione. Magari iniziare anche Enrico. Anch'io. Anche tu. Io ci ho provato. Anche edizione con l'Esch. Sì, perché invece quegli altri non ha l'Esch. Come Carlo Regno. Cioè, tutti quelli che hanno intervistato in questi giorni, una roba. Anche Regno sembra... Facciamo finire di... No, finisci Marinella. Sì, appunto, a breve inizierò un corso di recitazione perché sono appassionata del cinema, fiction e tutto ciò che riguarda, anche teatro. E adesso attualmente lavoro come modella e hostess e poi magari, chissà, un giorno mi piacerebbe anche studiare psicologia. Umana. Anche se mi sono diplomata in abbigliamento e moda. Dicevi che lavoravi anche come hostess al Sassuolo, so che molti chiedono anche come fare, magari tu sai... Sì, io sto in una tribuna d'autorità e faccio vedere dove il settore A e B, poi guardo un po' di maschi partita. Maschi li prendono, i maschi? No, assolutamente no. Maschi guardano. Alcuni sono girati, alcuni steward li fanno girare, poverini. Tutti, non alcuni, guardano la tribuna e basta. No, alcuni ci vuole anche quelli lì, andrebbero premiati solo perché stanno 90 minuti così. Sì. E la partita è là. Esatto. Te Lollo invece subito, il tuo pensiero è vincere la Champions League. Beh, nella vita bisogna essere ambiziosi. Allora, perché io da quando sono nato che ci penso, ce l'ho ancora lì quel tarlo di andare là con la Champions League. Non ce l'ho fatta. Vabbè. Comunque, no, a parte gli scherzi, adesso facciamo bene con la SPAL e poi vediamo il mercato di giugno. Ora dipende da me. Ora dipende tutto da te. Certo, e anche poi... prima, però ora maggior ragione. Anche se diciamo che il Bologna ha un attimo chiuso gli occhi su quello che riguarda il reparto giovanile, perché c'ha troppi altri problemi in prima squadra, messaggi anche dallo streaming. Dallo streaming ci dicono per Lollo, vorrei sapere perché tu sei marcato, scarpa e felpa, sei tutto marcato, c'è un Andrea che ce lo chiede. Ti rispondo io, così lui non va in difficoltà. Perché e ti fai i complimenti. Per sembrerebbe una marca, ma non lo è. Andrea magari è colui della Puma che segue lui Lollo come tanti calciatori sono seguiti, come me mi segue, non lo posso dire, Barbacini lo segue, una nota casa della Polonia, no. e invece Melli, diciamo, salutiamo gli amici della Puma che seguono Lollo. Sì, Melli, tornando a noi, Luca Rumi, anche tu avrai un'ambizione, sarà quella di vedere i colori rosso-blu spendere sempre nel cielo. Quello cosa sempre. Ti viene da dire adesso? Anche da quart'ultimi sempre. Cosa ti aspetti dalla sempre. Società? Questa è una bella domanda. Cosa ti aspetti subito, entro venerdì sera alle 11? Un buon centrocampista. Un buon centrocampista, che tu avresti inquadrato nella figura di... Ma parlavano di un giocatore argentino come centrocampista, però non si sa ancora. Mica il nuovo Messi, Lucas Biglia. No, Lucas Biglia. Perché lui le dice in silenzio, perché Andrea Neri tramite il sito di Mille Cuore su Blu sa delle cose, ma le dice. Lucas Biglia è ex Anderlecht. Siamo fuori strada, ragazzi, ve lo dico, i giocatori sono altri, io so che Michele Bettini li sa, ma non ce li vuol dire. Intanto andiamo a sentire le ultime notizie economiche. Vi saluto che io vado via. Barbacini va via, ci dispiace, ci sdraiamo per terra tutti adesso. Ascoltate così, bene gli sponsor e chi volesse seguire a ruota, vi aspettiamo, siamo qui. Arriviamo subito. Grazie. Eccoci di nuovo qua, nel frattempo parlavamo di bomber, devo dire un bomber strepitoso, che bombero, eh? Avete capito di chi parlo? Come non avete capito di chi parlo? Bomberone Cecconi, mitico bomber, Jack, eh? Perché ridi Lollo? Bomber, sì, a donne.
A donne un bomber. Ma no, sì, non è mica vero, anche questa è una gran balla, me l'hanno detto che non è vero. Tutta modestia, dai. La sera di Rimini, là fa gli aperitivi sulla spiaggia. Che aperitivi, adesso si fa dell'acqua e corre che va a giocare, il bomber c'è con, se no gli corriamo dietro tutti. No, però anche... sta guardando la trasmissione, lo saluto. Ci sta guardando, salutiamo Jack e poi lo nominiamo sempre anche per la trasmissione che c'è sabato, vi ricordo tutti i sabati dalle 17 alle 18 su Punto Radio, che si vede anche su 196 digitale, c'è la trasmissione sulla primavera e tanta buona musica, Enrico Ciaccio e Dario Matassa sempre insieme, anche sabato un sacco di messaggi per richieste di abbiamo messo del genere che ripetiamo il nome della trasmissione 44442 on air. Yes, da madre. Perfetto. Va bene così? Perfetto. Perfetto. Grande. Siamo tornati, Vale. Ha giocato il mezzo? Esatto, ha giocato e ha battuto l'Imolese di Farneto nel derby dell'Emilia e Romagna. Un netto 2-0, due reti nella ripresa con Manolo e Capitan Bazzani che partita dopo partita che fa delle grandissime sempre. E delle gran prestazioni, guarda, dei punti anche ai giovani che diciamo si ispirano a lui. C'è da dire che si è dimenticato in fretta la gara di 7 giorni fa con la Sampdoria, un netto 4-0 con una prestazione veramente all'avanguardia. Fra 7 giorni si incontrerà il San Colombiano, partita sulla carta abbordabile vista anche i risultati di questa giornata e attualmente un mezzolara che si trova al 5º posto, deve ancora giocare la Massese, comunque vada la partita visto che le squadre si trovano un gradino sotto, è al 6º posto diciamo in questo momento, comunque un mezzolara che diciamo ce la può fare nell'obiettivo che si sono prefissi, che è quello dei playoff. Abbiamo anche tanti messaggi dopo Enrico. Vai, comincia a leggerne qualcuno intanto. Salutiamo anche la Tilde, che lei è molto positiva e dice che il mercato ci porterà tutti i giocatori che noi chiediamo. Salutiamo la Tilde, che è sempre sul pezzo, vero Andrea? Sempre. Poi vai, brava Tilde. Dei pezzi molto belli. Brava Tilde, brava Tilde. Ancora Andrea del quarto piano, salutiamo Mitico anche lui Andrea, ovviamente. Ieri abbiamo visto la partita insieme, è stata un'agonia ma ce l'abbiamo fatta. Infatti, dal quarto piano ce la racconta. Dal quarto piano, legati, stretti, perché sai... Dice che secondo lui infatti Costa è stato disorientato dalla finta di Lazaros, che è la tipica finta usata da Enrico Ciaccio durante le partite. Infatti, è una finta che abbiamo in pochi, se volete ve la faccio vedere in diretta, cioè quando arriva la palla che c'è il difensore qui, il tuo compagno lì, dici ciao bello, poi vai di qua. Hai capito? Questa è la finta, si chiama finta dell'ingenuo, che ormai... Quello che è caduto prima della Samp. Bravo, quello lì che è caduto. Quello è Renan è caduto come... Comunque, leggo un messaggio io intanto, voglio fare un saluto, come ho detto, al mitico Beppe Parazza e faccio gli auguri di compleanno a Maria Rosa, che anche lei... Tanti compleanni oggi. Sì, oggi tanti compleanni, fra ieri e oggi ci sono stati tanti auguri a Maria Rosa, un bacio da tutto 442. Ti chiedono anche la tua prestazione di venerdì sera, cosa hai fatto in quel La mia biliardo? Prestazione di venerdì sera, grazie anche all'amico Dennis Lenz che ti ha salutiamo. Tutto documentato, a un certo punto c'era una situazione drammatica, una partita in fase di stallo, il mio compagno Nicola Muscimano, che saluto, mi ha detto di fare una cosa, io l'ho guardato e gli ho detto spostati, ho preso la palla, ho fatto tic e si è sentito trrr, che sarebbe il rumore del filotto, e ho salutato un po' a casa i ragazzi, 6-0, palla al centro, ci vediamo la prossima settimana. Questa è la risposta a questo messaggio. Poi ancora Enrico, ti vogliamo bene Lollo e siamo orgogliosi di te, i tuoi cugini Leo e Sofi. Ciao Leo, ciao Sofi. Poi ancora andrai alla grande alla SPAL, tutti dall'England, Gianluca che ti saluta, anche lui. La SPAL. Ciao Gianluca. Grande Lollo, sei il mio campione, continua così, non è firmato. Tantissimi comunque complimenti e ti chiedono anche come ti stai trovando. Che abbiamo e il numero di telefono, anche io non te l'ha letto lui, ma hanno chiesto anche quello della Marinella, non l'ho detto perché, cioè, ragazzi, cioè, state calmi. Anche lo zio Flefe che è arrivato adesso. Ah, ciao. Ma dall'England? Ci seguono dall'England? No, perché con lo streaming? Ah, può essere. Non ho idea, non può sapevo essere. Niente. Perché tu hai tanti, sì, saluto tutti. Tu hai tanti parenti in Inghilterra, a proposito. No, cioè, sì, li avevo. Cioè, mia nonna che però... è morta. Vabbè, comunque tuo papà sì, Gary. Mio papà, mamma inglese. Cioè non ha niente dell'italiano, te lo dico, neanche te, pochi, siete tutti no, un po', avete la tendenza un po' England. Il capello biondo che come fa. Come io ce l'ho norvegese, vabbè, andiamo avanti. Uguale. Hai letto tutti i messaggi, Valentina? Sì, sì, però ne stanno arrivando, un po' si inceppa anche il computer e ci chiedono anche a tutti dei pronostici di sabato con l'Udinese, come la andiamo, vediamo? Andiamo con i pronostici che io proprio non lo faccio. Alessandro? Ma nemmeno io, non mi pronuncio mai. Speriamo di vedere speriamo, una bella partita. Sì, che intanto vincere sarebbe fondamentale perché supereremmo la stessa Udinese
e quindi la coinvolgeremo nella lotta per la che viene anche da un momento difficile. Esatto. Speriamo di fare una bella prestazione, ma speriamo entro venerdì di comprare qualcuno, sì, perché questo è l'auspicio. Volevo dire, Luca, potrebbe esserci anche qualche giocatore nuovo sabato. Potrebbe, si spera anche. Comunque faccio anch'io il mio pronostico. 1-0 gol di Bianchi, però, l'ho detta. Tu Andrea cosa dici? Sito di Mille Cuore Rosso Blu? Direi 2-1, premesso che sabato mattina avremo le previsioni del tempo, 24 ore, avremo le scommesse del nostro Stecas, 2-1 per il Bologna, gol di Diamanti ancora e questa volta ci metto un terzino, Morleo. Adesso intanto devo ripristinare gli auguri perché non sono arrivati, Maria Rosa, Carroli, auguri di compleanno e un grande saluto, un abbraccio anche alla Beppa, un bacio da tutti gli amici di 442. Ciao Maria Rosa. Tutti i giovanissimi professionisti regionali salutano Lollo. Ma tutti? A me non mi saluta nessuno, no. Tutti Lollo. Ti saluto anch'io. Marinella, a parte gli scherzi, insomma diciamo che tutti i diverse squadre, rete della, aspettate che c'ho il gobbo dietro che mi stanno, della puntata di chiusura, ho perso l'inizio, aspetta che chiamo il tecnico, bella questa cosa, collega. Mento. Sì, Vale, segui che io parlo con la... Con la io Marina. Senza occhiali, sai che Marinella, abbiamo detto allora questa scuola di recitazione, intanto adesso ricorda, cosa stai, cosa, che studi fai? La diretta. Liceo? No, io mi sono diplomata appunto quasi 2 anni fa in abbigliamento e moda. Non ho potuto proseguire l'università appunto di abbigliamento e moda perché ho iniziato a lavorare molto come modella, a fare fitting e shooting, quindi non avevo il tempo a disposizione. Intanto dal gobbo mi arriva la notizia di state attenti, ricordare. Venerdì esatto. Nuova rete diretta del calciomercato perché comunque io, questo signore qui, anche Enrico, anche la tua memoria, lì, a me se non mi legano prima come extracomunitario, dovremo entrare all'Ata Hotel, l'anno scorso mi sono infilato quasi fino in cima, poi mi hanno beccato per l'orecchio. C'era anche Luca Rumi, non so se ci viene a trovare. Sì, mi ricordo Luca anche che cosa, ha chiuso la porta, infatti, successo. Luca. Ci hanno preso per l'orecchio e ci hanno detto no. Ah, c'era anche te? C'era anche la tipa che ha detto dove vai? Ci hanno rimandato, ci hanno spedito giù. Ci rispediti giù. Comunque, tenete d'occhio su Nuova Rete, sulle nostre pagine, su Mille Cuore Rosso Blu, vi daremo tutto quello che possiamo in tempo reale e non solo, tante chicche, tante video, tante foto. Un po' di gossip. Gossip, ci sarà la Vale. Non ti però, sono le 23, non ti addormentare, non sono più le 19, la chiusura. 23? Io di solito mi addormento verso le 23.05, 23.10, no, quindi siamo perfetti. Siamo perfetti, e via che andiamo. Sulla chiusura della porta. Lollo, prossima partita della SPAL? Noi giochiamo in casa contro il Bassano. Non so se... Come Beretti come prima squadra? Beretti. La come prima squadra come sta andando? Perché so che t'alleni con loro. Sì, mi sono allenato con loro, è un calcio diverso. Cioè, giochi con i grandi... Io ero abituato comunque a giocare con dei miei coetanei. Ma tu eri abituato anche alle volte a partecipare all'allenamento con la prima squadra in Serie A. Sì, la SPAL non è Serie A, che differenza c'è? Vabbè, in Serie A magari c'è un po' più di qualità, diciamo, rispetto alla C2, però ti assicuro che anche in C2... Il ritmo è alto? No, poi ci sono giocatori che comunque hanno giocato in Serie A, che magari finiscono la carriera lì, alla SPAL c'è Varricchio... Ah, Varricchio sta... No, ma Varricchio c'è Paro, che giocava la Juve, non so se te lo ricordi, ha fatto un campionato in Serie B con la Juve, che comunque cioè, sono giocatori da cui impari moltissimo. E quindi mi sto allenando lì in prima squadra e sicuramente è una cosa che... Mister? Il mister è Gadda. Ah, Gadda, ex giocatore del Cesena, sì. Ex giocatore del Ravenna, ci ha giocato contro quest'estate anche. Centrocampista, servirebbe al Bologna. Sì, Gadda era anche un bel giocatore, di livello alto, tecnico, tattico. No, di qualità. Insomma, diciamo un ambiente che... Sì, no, mi piace, mi sto trovando davvero bene. Va bene, dai. E Andrea, allora, su Mille Cuori, intanto diciamo la parte del mondo, perché siamo vicini alla chiusura, di questa penultima parte, chiaramente. Notizie dalla regia, ascoltate, torniamo dopo per i saluti, purtroppo 442 anche questa settimana è quasi finito, state lì, di già. Città, sempre insieme a noi.
60. Eccoci qua, molto velocemente, purtroppo vi dobbiamo salutare e salutiamo gli amici da tutto il mondo del sito Mille Cuori. Il nostro amico delle Seychelles c'è sempre, grande, ci saluta, grande, ma si avvicina a lui quello di Jersey. È dov'è? Una novità, Jersey nel canale, Jersey. Nel canale dell'Inghilterra, fra Francia e Inghilterra, abbiamo Jersey. Anche a Jersey una persona che ci segue, è una cosa incredibile, poi vabbè, Malta, Iran, Slovacchia e quant'altro, Qatar, una nuova entrata. Che e non poi, è una roba invernale. Esatto, 230 persone che ci stanno seguendo dagli Stati Uniti e poi una valanga dall'Italia. Dall'Italia, siete bellissimi, bravi, www.millecuorosblu.it, ci ritroviamo lunedì prossimo e ringraziamo Andrea e tutti grazie, quanti gli amici. Ma venerdì? Venerdì, diretta Ustream e collegamenti con Nuova Rete, con me, con te, con lui, con lei, seguiteci. Ho beccato A2, dammi A2. Saluto e ringrazio Lollo Lorenzo Melli, giocatore del Bologna, che ora è alla SPAO. Grazie anche a voi per l'ospitalità. Ti saluta anche Flavio al volo. Lollo, quando parli di calcio ti brillano gli occhi. Passione. Grande Lollo, passione, portatela avanti finché poi tu guarda ragazzi come me, che ormai abbiamo delle berrette da regalare ancora a scendere in campo. Dietro le quinte ci sono che hanno più berrette ancora. E salutiamo Devo salutare Jack. Angelo Scialpi, che è il mio calzolaio di fiducia. Grande, mitico saluto. Angelo, saluto che lo conosco anch'io, mitico calzolaio un po' di tutti quelli che sono nel mondo del calcio. Ciao Lollo, grazie, salutaci. Grazie anche a voi. England, Gary. Va bene, lo farò, te lo ringrazio. Marinella, ciao Marinella di Giacomo, ricordiamo, miss un po' tutte le città, grazie di essere stato con noi, dacci dentro studio e recitazione, perché ti dico già, preparati, perché chi passa da 4-4-2, tranne me ovviamente, non si sa come, ma te lo auguro anche a te. Grazie, buona serata a tutti. Ciao Marinella, grazie di essere stata con noi. Sta per tornare a Milano, ormai lo conoscete tutti più di tutti gli altri, mitico Luca Rumi. Luca Rumi, foto gliene ho fatte, dopo le mettiamo su Facebook. Volevo fare un saluto ai miei amici dei Grappa Corps 77, dei GK. Salutiamo poi anche Driol, Daniele Driol, mitico esatto, collega mio, Danielone, Milano. Aspettiamo. La Monica e Dennis di San Giovanni e Ernesto di Bologna, mio amico. La Monica e Franco Ferraretti, anche suo papà, Franco, che è sempre allo stadio. E Luca che è suo, la Gaia Maffei, mitica Gaia, che ci segue sempre anche lei. Grazie Luca di essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie Alessandro, che te ritorno in Rovigo. Alessandro Grego, saluti tutti i tifosi che hai detto, mi raccomando, lunedì adesso i ragazzi della curva, se vedete e del il canale, lo streaming, siamo qui. Devo attrezzarmi. Qualche messaggino, modo. Qualcosa, così noi vi salutiamo e vi ricordiamo sempre. Sì. Ciao Alessandro. E la nostra First Lady alla massima della settimana. Ovvio. La felicità è un posto in riva al mare. È un posto in riva al mare, la felicità. Sperando che lo riposo, abbiamo capito che arriva lo tsunami Andresa Banks. Comunque anche questa settimana Genova, dai. Abbiamo raggiunto la conclusione, vi rimando a venerdì, poi sabato se sopravvivo da venerdì ci sarà appunto Radio 442 Onir, che daremo aggiornamenti sulla primavera sul mercato e torniamo lunedì prossimo. E anche questa settimana un bacio grande a tutti, ciao. I've been trying to do it right.